E veniamo adesso a parlarvi di Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10. Anzi, forse dire che ha vinto quell'edizione è anche un qualcosa di riduttivo. In ogni modo, Mauro Marin aveva annunciato a dicembre di questo anno che la sua fidanzata era rimasta in stato interessante. E l'annuncio era stato molto sentito e molto commovente. Ma evidentemente da allora a oggi le cose sono andate molto storte. Un declino veramente verticale della sua storia d'amore con la compagna. A confermare quello che vi stiamo dicendo è lo stesso Mauro Marin che direttamente dalle sue pagine social e precisamente da Facebook ha annunciato che fra di loro è tutto finito. Dopo 4 anni di conoscenza e oltre 8 mesi di convivenza, per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna, mi ritrovo di nuovo da solo. Insomma, Mauro Marin ci tiene a precisare che alla base della rottura ci sarebbe la famiglia di lei. Ma invece per Jessica ha splendide parole, infatti aggiunge lo stesso. Scrive Mauro Marin su Facebook. Auguro una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare i diritti e i doveri genitoriali nelle sedi più opportune. E aggiunge ancora. Con immenso dolore dichiaro il fallimento del mio rapporto amoroso e dei progetti futuri con la mia compagna che a questo punto non riesco più, mio malgrado, a definire tale. Salvo di lei ripensamenti. Insomma, secondo me è finita, ma non è finita. È fin troppo ovvio che Mauro con questa sua ultima frase non apra una porta ma un portone spalancato alla ex, non sembra che sia così, anche a voi.